con questa serata, questo ciclo di incontri su Qumran, i rotoli del Mar Morto, così è intitolato il ciclo di incontri, e vorrei fare con voi una breve presentazione un po' dell'itinerario per poi entrare nel merito proprio del primo incontro, che è quello assolutamente più propedeutico degli altri. Davanti a me vedo persone, in parte, una parte le conosco e so che buona parte di queste sono già state anche in Terra Santa, precisamente al sito di Qumran e sul Mar Morto anche più volte, non soltanto una volta. Quindi so di parlare a persone che in parte sono anche competenti, ecco, nel medesimo tempo però devo anche presupporre che ci siano altre persone che sono qui questa sera non per caso evidentemente, ma perché interessate ad approfondire questo tema, che pur non avendo mai visto in presa diretta i luoghi che hanno permesso insomma questa grande fama suscitata a partire da metà del secolo scorso ad oggi, grazie a questa grande scoperta iniziata e si è sviluppata diciamo 47 in avanti, ecco, queste altre persone evidentemente può darsi che o per letture personali oppure semplicemente perché conoscono di fama questa scoperta archeologica sono qui per cercare anche di apprendere qualcosa e di dialogare insieme. Quindi io dovrò necessariamente tenere un livello spero accessibile a tutti, sapendo però, ve lo dico francamente, che dobbiamo affrontare un argomento sviluppato in 6 incontri decisamente grosso, cioè oltre che problematico. Qui abbiamo la presenza anche di un collega biblista, ecco, che quindi ne sa certamente anche lui, anche più di me probabilmente, di questi aspetti. E quindi voi pensate che è una biblioteca intera ormai quello che è stato scritto su Qumran, sono decine e decine di migliaia tra articoli e monografie che sono state scritte in questi 50 anni, solo esattamente su queste scoperte che si sono sviluppate dagli anni insomma 47-48 fino attorno alla metà degli anni 50, grosso modo, poi ulteriormente con altre ricerche, quindi anche soprattutto l'interpretazione degli scavi e dei testi. Allora vi dicevo, vi presento velocemente la scansione di questi incontri, il sottotitolo di questo ciclo di incontri, che voleva essere appositamente tra il buffo e il provocatorio, cioè Qumran, i rotoli del Mar Morto tra bufale, capre e verità. Non sono 3 termini appostati e comunque suonano anche in modo interessante, ecco, messi lì a caso, no, non sono messi lì a caso, ma sono esattamente la scansione di quello che noi vorremmo fare in questi 6 incontri. Allora, tra bufale, dove si gioca, tra virgolette, tra l'animale e quello che rappresenta metaforicamente la bufala, cioè, in altre parole, una cosa inventata che viene spacciata come vera, come autentica e serve a creare clamore, questa è la struttura della bufala che poi viene anche smontata, ecco, da altri, e quindi attorno a Qumran, i rotoli del Mar Morto, inevitabilmente, siccome la cosa è appetitosa, si sono state allevate molte bufale, ecco, per intenderci. Capre, perché? Perché per chi conosce almeno l'ABC di Qumran sa che la scoperta di Qumran si muove esattamente attorno a un gregge e alla ricerca di una capra, e quindi la scoperta nasce proprio a causa, ecco, di un rapporto di ricerca con una capra, e allora rimanda a ciò che è originario, a ciò che ha dato l'input a tutta questa scoperta e quindi anche i dibattiti su questa scoperta. E l'ultimo termine è quello più impegnativo, che non abbiamo la pretesa di poter così interpretare pienamente, cioè verità, però è un termine che accostati gli altri due, soprattutto al primo, fa percepire quello che dovrebbe essere un po' lo stile anche serio di chi studia queste cose nell'affrontare temi che sono assolutamente importanti e delicati.
e lo sviluppo di questi incontri, di fatto ve lo segnalo giusto per ridire quello che forse avete già anche un po' letto, ma dicendo qualcosa di più in modo tale che questa sera è probabile che c'è qui qualcuno che viene venuto solo per sentire, per dire va, vediamo se la cosa funziona, poi dalla volta prossima deciderà se continuerò o meno, quindi cerco di darvi un po' il quadro di tutto quanto l'itinerario, così almeno avete anche gli elementi minimi per poter decidere se partecipare oppure no. Allora, il primo che è l'incontro di questa sera, che il sottotitolo è Le grotte e i manoscritti, quindi cercherà di essere un po' illustrativo, immaginando che alcuni di voi non conoscono almeno lo status questionis, direi proprio dell'esistente, quello che bisognerebbe almeno complessivamente avere sotto mano per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi diciamola tutta, questa sera dobbiamo cercare di stare su un livello dove chiariamo di che cosa stiamo parlando, per il motivo che vi ho detto prima, perché non posso dare per scontato che voi venendo qui siate dei grandi esperti di rotoli da morto. Ecco, allora l'incontro di questa sera è proprio introduttorio in questo senso. Poi settimana prossima invece affronteremo già un problema molto più complesso, che è questo, cioè in altre parole il sito di Qumran, che comincia ad essere scoperto e rivalutato, perché prima sapeva che c'era ma non interessava nessuno, inizia ad essere proprio scavato a causa della scoperta dei manoscritti, quindi il sito viene dopo come valutazione rispetto ai manoscritti. Ma il punto è che chi ha scavato questo sito, ovvero il responsabile degli scavi, Roland Devaux, di Gerusalemme, grande archeologo riconosciuto di fama internazionale, quindi era il capofila proprio degli archeologi che hanno posto mano non solo al sito ma anche alle grotte, ebbene purtroppo per una serie di motivi, pur avendo raccolto molto materiale, non ha mai pubblicato ufficialmente gli scavi. Quando gli scavi non sono pubblicati vuol dire che tu impedisci ad altri studiosi di prendere in mano il tuo lavoro e di poter aprire ipotesi diverse dall'ipotesi che generalmente il direttore degli scavi, l'archeologo di turno, mette in atto rispetto allo scavo. Quindi fin quando non si pubblicano ufficialmente gli scavi, allora qui affronteremo un grosso problema, che è quello proprio del rapporto tra le grotte e gli scavi di Qumran e il sito. È un problema dibattutissimo, ancora oggi non se ne viene fuori. Non se ne viene fuori per un motivo molto semplice, per non avendo la pubblicazione ufficiale, ecco, hai meno elementi per poter decidere se davvero quel sito ha a che fare con le grotte oppure no. Questo sarà uno dei cavalli di battaglia sui quali dovremo anche insistere parecchio in queste serate. L'incontro successivo mi sembrerà così scontato, gli Esseni e Qumran, perché quando uno ammette la parola Esseni dice subito Qumran, appena sente la parola Qumran dice subito Esseni, quindi è per scontato che quelli fossero gli abitanti di Qumran, e invece bisogna sapere che è tutt'altro che scontato, è la tesi maggioritaria, però anche su questa cosa che la gran parte delle persone danno per scontata, ormai gli studiosi amano distinguere il problema e quindi non far coincidere gli abitanti di Qumran con il movimento del giudaismo del secondo tempio chiamato Esseno, grazie soprattutto alla testimonianza di Giuseppe Flavio. Ecco, allora la domanda è da dove vengono questi manoscritti e quindi chi sono questi personaggi che potevano abitare nel sito, c'entravano questi personaggi con le grotte, quindi tutto questo problema. Il quarto incontro è ancora più particolare, quindi questo addirittura è un incontro specialistico, quindi sappiate bene che è sempre una scalata, ogni settimana si diventa sempre più così ci si impegna sempre di più per riuscire a guadagnare un aspetto molto speciale, che è quello della teoria del tempo a Qumran, del tempo sacro, quindi il calendario liturgico e come gli abitanti di Qumran e in specie poi anche la teoria degli Esseni si poneva di fronte al problema molto grosso che era quella sacralità del tempio che vedeva, del tempo che vedeva nel tempio di Gerusalemme il luogo della massima confluenza, quindi della celebrazione in assoluto. E allora partiremo proprio dalla scoperta di un disco di pietra che di fatto funzionava anche un po' da meridiana per segnalare la caduta del sole grazie a un'asticella nei punti precisi
di questi tracciati che si vedono su questa pietra per ipotizzare in effetti quello che gli studiosi hanno potuto vedere, cioè che ci fosse esattamente addirittura un misuratore del tempo a Qumran, e con tutti i dibattiti cosa vuol dire vivere il tempo sacro esattamente a Qumran. Quindi guardate, questa sera noi stiamo facendo, nel senso che vi sto dicendo questa cosa, però pensate cosa vuol dire nella nostra cultura Halloween da 15 anni a questa parte rispetto al tempo sacro o al calendario liturgico e alla tradizione cristiana, cioè sono questi i fenomeni. Quindi ogni cultura, ogni società cerca di ridire anche in modo nuovo e di vivere una propria tradizione la significatività della propria esperienza all'interno di un tempo. Ecco, lì dovremmo fare, non so, una specie di macchina, mettere in atto una macchina del tempo per riuscire a entrare in quel tempo e percepire come vivevano il tempo sacro attraverso quelle testimonianze. Gli ultimi due incontri invece li ho lasciati apposta a conclusione perché in sé sono quelli più legati alle bufale, cioè in pratica Gesù, Qumran e il Vaticano, quindi mandri di bufale in circolazione. Si è scatenata una polemica fortissima negli anni 90, trascinata poi anche all'inizio del 2000, a motivo esattamente di un'accusa rivolta al Vaticano e pubblicazione di libri esattamente contro questa presunta volontà del Vaticano di tenere segreti alcuni manoscritti scoperti in Qumran che avrebbero messo a repentaglio le origini del cristianesimo. E l'ultimo incontro è Giovanni Battista, Gesù e Qumran, quindi i due personaggi più importanti, più famosi legati alla storia di Gesù e all'origine del cristianesimo, Giovanni Battista e Gesù, c'entrano qualcosa con Qumran, dal momento che sembra che sia i Vangeli da una parte ignorino gli Esseni e a maggior ragione Qumran, come anche i testi di Qumran sembrano ignorare tutto ciò che apparteneva al movimento di Gesù e conseguentemente anche al movimento del Battista. È possibile ipotizzare un contatto? E se sì, in che termini? Nei termini di dipendenza di una realtà dall'altra, oppure nei termini di una convivenza, di una conoscenza, e quindi studiare anche il tipo di relazione che poteva esserci nella questa prima metà del primo secolo della nostra era, e conseguentemente tutto questo dare un grosso contributo a un passo ulteriore che potrà essere fatto di comprensione delle origini cristiane. Quindi in sintesi ho voluto raccontarvi brevemente questo itinerario perché a me interessa, ed è il lavoro che sto facendo in questi anni, interessa passare in rassegna alcuni dei problemi anche più interessanti degli studi su Qumran e Rotte del Mar Morto per osservare il tema che direttamente mi interessa, che è quello delle origini del cristianesimo. Quindi in sostanza tutto l'itinerario, pur parlando e pur presentando un fenomeno del giudaismo, lo vogliamo presentare sempre come un fenomeno sistemico all'interno di un sistema più ampio che è quello di altri giudaismi a confronto. Quindi è per questo che l'ultimo incontro è titolato Giudaismi a confronto, e che farà un po' da sintesi, direi, di tutto l'itinerario che abbiamo voluto fare assieme. Ecco, quindi questo, diciamo, a mo' di grande introduzione per sapere lo svolgimento che accadrà in questi nostri sei incontri che li abbiamo tutti i mercoledì fino all'inizio di dicembre. Ecco, la seconda cosa che volevo dirvi è questa. La scoperta di Qumran, che effettivamente dal punto di vista dei manoscritti potenzialmente possono anche avvicinarsi un migliaio, secondo quello che si riesce a capire dalle varie testimonianze, e se parliamo di frammenti, ecco, qui siamo, pensate, solo la Grotta Quarta hanno raccolto circa 40.000 frammenti, quindi siamo a livelli altissimi proprio di documentazione. Quindi certamente è stata una scoperta straordinaria, però la straordinarietà di questa scoperta è dovuta in sostanza a due motivi che sono quasi sempre legati o all'attualità o alle tradizioni viventi, cioè siccome Qumran documenta, tutti questi Rotte del Mar Morto documentano sia il giudaismo prima della distruzione del Tempio, perché è qui il limite, cioè l'anno 70, e conseguentemente c'è tutto il problema
dell'origine del giudaismo poi che diventa il giudaismo rabbinico, che è quello che è alla base di tutto lo sviluppo successivo, e ancora oggi diciamo che l'ebraismo è debitore di quella forma di giudaismo, quindi c'è un interesse attuale della tradizione ebraica indubbiamente a studiare questi testi, e l'altra grande tradizione è la tradizione cristiana, quindi due tradizioni viventi che si trovano destinatarie di una scoperta archeologica. Capite molto bene che quando Paolo Mattie scoprì all'inizio degli anni 60 Ebla, è difficile trovare una tradizione di Eblaiti oggi che dicono accidenti, qui sono proprio le nostre origini e quindi investiamo alla grande. Ecco, più il problema è scottante per te, più ci metti l'attenzione, più cresce l'interesse internazionale. D'accordo, ma guardate che alla fine del secolo XIX, nella Genizà, cioè nel ripostiglio della sinagoga del vecchio Cairo, hanno trovato ancora più manoscritti complessivamente, di quelli che sono stati trovati a Qumran dal punto di vista anche del numero di frammenti e tutto, quindi una cosa spropositata, però questa cosa qui non la conosce nessuno, a dirà dei competenti, quindi, e questo certamente è molto importante per la tradizione ebraica, giudaica, ma è importante come ricezione dall'epoca masoretica in poi, e quindi appartiene a una storia, direi, già di un giudaismo formato, notato, un po' come noi che scopriamo una biblioteca medievale del cristianesimo, per intenderci, per cui l'analogato è quello, ma per dire che anche quella scoperta, che non è una scoperta all'interno del terreno o delle grotte, ma all'interno addirittura di una sinagoga, e quindi nel ripostiglio dove si mettevano anche i manoscritti che ormai non si utilizzavano più, ecco, fu un'altra grandissima scoperta, e scoperte ne abbiamo avute molte nel secolo scorso, però in molti hanno sostenuto che quella di Qumran è la scoperta delle scoperte, ma ripeto, certamente la scoperta delle scoperte dal punto di vista dell'investimento delle tradizioni religiose, investimento ideologico che diventa poi investimento di istituzioni, di università in tutto quanto il mondo, ma sul piano proprio del numero di manoscritti e dell'abbondanza del materiale di per sé non credo che lo sia, ecco, però prendiamo atto di questa cosa. Il fatto stesso che sono 7 anni, credo, che sto facendo corsi biblici, di solito alle 6, i primi anni lo facevamo anche alle ore 21, e facciamo passare tutti i libri dell'Antico e Nuovo Testamento, e così anche i libri apocrifi dell'Antico e Nuovo Testamento, che ho fatto introduzione all'Antico e Nuovo Testamento, e più di 25 persone, proprio quando si andava alla grande, non siamo mai riusciti a convocare, il fatto che questa sera siate qui così tanti o è Halloween o è Qumran, cioè capite? E quindi credo che anche voi siate destinatari diretti esattamente del rigoletto battage pubblicitario dell'interesse creato, perché quando una cosa è interessante, chattavo Skype con Massimo Pazzini, che adesso è decano della facoltà Francescano di Gerusalemme, e anche lui mi diceva: appena tu nomini Qumran scatta fuori il putiferio, ecco, ed è vero, perché la riprova è anche questa sera, perché è bastato mettere in giro la notizia, ecco, subito diventa interessante, ma non per dire quindi che sbagliate venire, dico solo che tutti siamo figli a livello mediatico esattamente delle cose che creano il prurito, lo dico, ecco. Molto tale che ci rendiamo anche conto che l'itinerario è certamente, credo, interessante e affascinante, ma lo è forse ancora di più perché è reso interessante e affascinante proprio dalla mentalità che si è creata attorno a Qumran. Allora, veniamo subito adesso a questa presentazione. Utilizzerò qualche immagine che ci aiuterà a... Allora, questa è un'immagine, diciamo, aerea, ecco, scattata sul sito di Qumran, l'avete avuta qui davanti agli occhi almeno per un po' di tempo, mentre andava il videoproiettore, che in qualche modo l'avete anche presente, ecco, adesso ci è servito un po' da simbolo anche, perché è molto bella come immagine. Allora, la prima cosa che volevo dirvi è questa.
quando noi parliamo di rotta del Mar Morto, noi facciamo di fatto, poniamo un'eguaglianza terminologica tra rotta del Mar Morto uguale Qumran. Nel titolo c'è Qumran e i rotoli del Mar Morto, per dire che rotoli effettivamente di pergamena e qualche cosa anche di papiro è ciò che è stato trovato come supporto fondamentale, al di là di pochissime eccezioni di altri supporti, in tutta questa area che qui vedete rappresentata e che si trova ad occidente del Mar Morto, ecco, che parte esattamente dal sito di Kirbet Qumran e giunge fino a Masada, qui in questa parte, quindi già verso la parte meridionale del Mar Morto. I luoghi interessati alle scoperte non è naturalmente soltanto Qumran, ma scendendo noi troviamo le grotte di Wadi Murabakhat, che è questa zona. Quindi anche qui sono state rinvenute, ecco, rinvenuti appunto dei manoscritti anche molto importanti, e qui troviamo tra l'altro l'attestazione, che sarà uno degli argomenti di nostro interesse, soprattutto quando dovremo affrontare il riferimento alla comunità cristiana, Gesù, Giovanni Battista e Qumran nell'ultimo incontro, dei papiri greci proprio su, direi, in questa area del Mar Morto, perché quasi tutto, anzi direi che il 99% dei manoscritti ritrovati a Qumran, e anche più il 99%, sono sostanzialmente tutti in ebraico, alcuni in aramaico e pochissimi frammenti, addirittura neanche manoscritti interi, in greco. Ecco, in queste altre aree invece troviamo altro materiale anche in lingua greca, e questo pone già un bel problema che avremo modo di dibattere, perché questa sera non dobbiamo aprire e dibattere i problemi, ma semplicemente semmai mettere lì l'interesse per un approfondimento ulteriore. Ecco, Nakhal Eber, vedete qua, e quindi in quest'altra zona noi troviamo la grotta delle lettere, la grotta degli onori e la grotta del tesoro. Queste sono tre grotte in tutta questa zona di Nakhal Eber che documenta ulteriori altre scoperte. Tutte hanno preso il via dopo le scoperte iniziate a Qumran, chiaramente. E l'ultimo luogo particolarmente importante è la fortezza di Masada, con la presenza di una sinagoga e la presenza probabilmente di una genizza anche in questa sinagoga, e quindi di un luogo dove si tenevano i manoscritti, o forse una biblioteca della sinagoga. Ecco perché qui abbiamo trovato diversi manoscritti che sono stati interpretati e visti dal punto di vista della scrittura in relazione con gli stessi manoscritti ritrovati a Qumran. Ecco, allora, perché vi ho segnalato questa cosa? Ve lo dico perché generalmente, come vi dicevo prima, quando uno pensa per rotoli del Mar Morto pensa a Qumran, perché fa la parte del leone Qumran, ma non è solo Qumran. E allora, se non è solo Qumran, dobbiamo domandarci come mai, perché se voi siete stati sul Mar Morto, la prima osservazione che viene da fare dice: questi qui sono bevuti il cervello, andare a stare sul Mar Morto, ecco, soprattutto in quei tempi. Già oggi abbiamo delle grosse difficoltà a sopportare, in particolare dalla primavera in avanti, quindi tutta l'estate, con questa grande depressione che c'è il Mar Morto, un caldo pazzesco, tra l'altro estremamente terapeutico, però è dura passare una giornata, ecco, sul Mar Morto, l'abbiamo sperimentato, insomma, chi c'è stato lo sa molto bene, e uno si domanda, tutti i posti anche belli e confortevoli, perché devono proprio andare a impuntarsi in questi luoghi? E allora non è una domanda oziosa, una domanda che non ha senso, perché è vero che trovi delle oasi straordinarie come Gedi, Nakhal David, posti eccezionali dove nel deserto vedi che scaturisce l'acqua, insomma abbiamo queste forme insorgenti, e nel medesimo tempo trovi anche la grande vegetazione, ma poi ricomincia il deserto arido e avanti così. Però per quale motivo, in altre parole, stare nel deserto e arroccarsi anche nel deserto, come
caso di Masada, quella costruzione, questa edificazione, questa grande fortezza erodiana. Ecco, eppure voi vedete che qui non solo c'era gente fuggitiva o personaggi che fa capire cosa che facessero, è che qui, non trovando tutta questa letteratura, ed è l'unico luogo interessante in Palestina dove noi troviamo una documentazione letteraria così ampia, ci pone, cioè ci poniamo la domanda: perché? Cosa ci faceva questa gente e tutti questi testi? Ma li hanno portati lì o li hanno scritti lì? Perché se li hanno portati lì, vabbè, insomma, uno dice, state fatte un'altra parte, deve solo rispondere alla domanda perché li hanno portati lì ancora. Ecco, ma se li hanno invece redatti lì, e sarà una delle discussioni che dovremo porre nelle volte prossime, ecco, per qual motivo, cosa ci stava sotto, qual era l'interesse per tutto ciò? Ecco, questo è il primo elemento di illustrazione. Quindi, in sintesi, vi ho detto, teniamo presente che la problematica non si limita semplicemente ai rotoli del Mar Morto, ma prende in considerazione tutto, quindi la sponda occidentale del Mar Morto, vedendolo come un tutt'uno. Bene, adesso vedete davanti a voi questa carta che rappresenta un po' il sito, ecco, di Qumran. Però prima di osservare il sito vorrei adesso andare a cercarvi delle altre immagini, ecco, che vi mostrano, ecco, vi mostrano il sito di Qumran nel suo contesto in relazione alle 11 grotte che sono state scoperte dal 1946, l'inverno del 46, è una prima tesi, di solito si dice la primavera del 47, oggi si ritiene come dato di convergenza di stare sulla primavera del 47, fino all'anno 1956, anno della scoperta della grotta numero 11, quindi notate che passano una decina d'anni prima di scoprirle tutte, e ci deve far pensare anche questa cosa, perché 10 anni sono 10 anni, cioè non è poco, e quindi come mai ci è voluto tutto questo tempo per rastrellare questo territorio e quindi portare alla luce tutte queste scoperte? Sappiate che allo stato attuale si ritiene che assolutamente in questo territorio non si possa più trovare nessuna grotta, che sono passate tutte al setaccio, e qualche anno fa, ricordo che ero a Gerusalemme, le Corbi Blick, e scaturiva, insomma, l'ipotesi, una notizia così che avevo carpito da Stegeman, che è uno dei più grandi esperti di Qumran, che forse avevano anche individuato una forma di grotta 11B che poteva essere considerata, ecco, una grotta appendice della grotta numero 11. Ecco, quindi 11 grotte, però notate che ce ne sono altre 8 che non contengono manoscritti, ma sono state scoperte successivamente, e invece contengono materiale che documenta un'abitabilità di quelle grotte, quindi sono state abitate e sono anche sostanzialmente vicine al sito di Qumran. Ma le grotte che interessano gli studiosi, comprendete molto bene, sono le grotte dei manoscritti. Le altre molto molto di meno, e sono evidentemente meno conosciute e anche chiaramente meno studiate, perché i manoscritti hanno a che fare con il trasmigrare dei contenuti attraverso la scrittura. Per il resto hai avuto degli abitanti, ma non sai che cosa hanno fatto se non ci sono le testimonianze. La scrittura è questa testimonianza. Allora io volevo adesso semplicemente portare la vostra attenzione su questo altro dato che, se uno non è proprio uno studioso di Qumran, non gli interessa più di tanto. Cioè, in effetti, se tu chiedi a una persona, dimmi dove sono disposte le grotte a Qumran, che oggi quando si va a visitare Qumran è una delle ultime preoccupazioni, dire guardate che la grotta è questa, questa, quest'altra. L'unica che tutti conoscono, poi la vedremo, è la grotta 4, ecco, che è proprio davanti al sito di Qumran. Osserviamo un attimo la situazione. Allora, le grotte sono 11 in ordine di scoperta, quindi vuol dire che dal 47 al 56 sono state fatte progressivamente 11 scoperte
Quindi il numero progressivo è dato dalla logica cronologica delle scoperte. E anche la presentazione di queste grotte, quando sono presentate su dei manuali, io qui vi ho portato qualche libro, tutte le volte vi porterò un po' di bibliografia, tra un attimo aprirò una parentesi, vi dirò due parole su questa bibliografia, ogni volta bibliografia ad hoc, insomma, per l'argomento. Ebbene, quando voi prendete in mano un manuale di Qumran che vi presenta le scoperte di Qumran, troverete che, se è ben documentato, inizierà a dirvi cosa c'è nella prima grotta, quando è stata scoperta, i contenuti, la seconda fino alla undicesima. Qual è il problema di questo tipo di presentazione? Che se uno ignora il luogo della grotta, cioè non si rende conto nasce un problema proprio di comunicazione, che lo cogli solo visivamente. Allora guardate, la prima grotta è qui e la leggenda dice che sia stata scoperta in modo casuale, ecco, da tre cugini, e quello che era responsabile di questa scoperta tornava poi il giorno dopo a verificare bene la cosa, questo Maometto Luqman Mohammed Edib, che inseguendo questa capra avrebbe lanciato, sapete, quindi uno dei sassi, sente cadere questo sasso, rumore strano, va a vedere, scopre quindi questa grotta. Pare che sia una bufala anche questa cosa qui, cioè, capite? Quindi, cioè, la bufala delle bufole è esattamente l'origine della scoperta di Qumran. Cioè, molto più verosimilmente, questi personaggi che erano dei buoni contrabbandieri, cioè che facevano passare la merce, conoscevano benissimo il territorio, e nel nascondere la merce è capitato che sono entrati in una di queste grotte. Però come fai a raccontare una roba del genere quando a un certo punto devi dire che è stato scoperto questo materiale, perché comincia a girare, cominciano a venderlo, quindi non fermi più il commercio e l'interesse internazionale di questo materiale. Quindi molto più probabilmente la tesi storica più verosimile è che, a motivo del contrabbando di merce, dovendo nascondere, le grotte del Mar Morto erano i migliori ripostigli per nascondere la merce. Ecco. E dentro queste faccende, tanto è vero che, notate, le grotte più importanti ne ha mica scoperte gli archeologi, la grotta numero 1, la grotta numero 2, okay, insomma, però la 1 è importantissima, la 2 certamente non tantissimo, la 4 è una grotta più favolosa, la 6 e la 11 tutte grotte scoperte dai beduini, le altre le ha lasciate agli archeologi. Ma il problema è che gli archeologi sono messi in moto per rastrellare tutto il territorio con grossi investimenti, i beduini, vabbè, loro conoscono il territorio con le loro tasche, quindi per loro scattato il meccanismo non è stato difficile portare avanti il lavoro di scoperta, capito che c'era da fare, e quindi in un attimo hanno portato avanti ancora il lavoro collaborando così bene. Sapete, sono dei problemi grossissimi, io non mi intrattengo con voi questa sera a narrare tutta quanta la storia, perché può essere anche bella, però quella è anche così affascinante che, se volete, ve la potete anche leggere. Io cerco di stare più sui problemi che vedo nascere, ecco, da questa storia, e quindi il grosso problema di fatto che è cresciuto da questa confluenza tra beduini che invece di collaborare, o sembravano collaborare, di fatto poi ti mettevano in questione delle ruote, perché facciamo uscire la merce scoperta e passati in mani, capite, a loro magari interessanti, ma meno interessanti dal punto di vista degli studiosi, questo ha creato dei problemi grossissimi. Cioè, di fatto, quando gli archeologi quindi entrano nella grotta numero 11, si rendono conto ormai che non c'è stato dentro i beduini da un po', e quindi la trovano in mezzo disastro. Eppure la grotta numero 11 era un'importanza incredibile, e allora capite che si è sicuri che molto materiale si è disperso e non sappiamo bene dove sia finito, e molto materiale è stato utilizzato chissà come, cioè, quindi probabilmente è anche macerato e quindi non esiste proprio più. Quello che si è riuscito a salvare, per fortuna, nascendo un interesse internazionale, da una parte hai alzato tantissimo le antenne per di vigilanza su questi aspetti, dall'altra, fiutando l'affare, aumenti i tentativi di frode, chiaramente, ecco, tutto questo è un meccanismo che conosciamo comunque molto bene. Ma vi stavo dicendo, osservate un attimo, grotta numero 1,
grotta numero 2, grotta numero 3, ok? E poi qui avete la grotta numero 11. Quindi significa che le scoperte progressivamente si fanno a una distanza, perché questo è il sito, a una distanza notevole, perché è oltre un chilometro tra Qumran e la grotta numero 1, e tra Qumran e la grotta numero 3 in pratica è ben oltre 2 chilometri di strada, non è vicino, capite? E qui voi trovate che ci sono due grotte, la prima e la seconda, dove poi vedremo almeno la sintesi del materiale contenuto in queste grotte, ecco, che sono pensate vicine. Come sono pensate anche vicine queste due, ma complessivamente questo sistema, è, come dire, va anche geograficamente concepito in termini molto più ravvicinati che non il sito di Qumran. Però la cosa straordinaria è invece osservare quante grotte sono state scoperte esattamente vicino al sito. Quindi delle 11 solo 4 sono distanti dal sito, tutte le altre sono state scoperte quindi nei pressi del sito. Vedete, c'è la 4, la 5, la 6, la 7, 8, 9 e 10, tutte nei pressi del sito. E la 11, successivamente nel 56, ormai viene scoperta, ma di nuovo in questa altra area. Ecco, quando io sono partito dicendovi, le presentazioni sui libri vi dicono, nella grotta numero 1 c'è questo, nella grotta numero 1, faremo anche noi una presentazione prendendola da un sito internet, ecco, il materiale che c'è in tutte le 11 grotte, ecco, voi approdate di fatto al problema della sistemazione di questi testi, per cui trovate che sono dei testi che possono essere definiti complessivamente religiosi, ma con una categorizzazione ben distinta all'interno del religioso di area ebraica. Quindi gli studiosi hanno voluto da subito cercare di trovare dei criteri di differenziazione e distinzione di questi testi che trovi con presenti nella stessa grotta, ad esempio. Quindi adesso io inizio una specie di catalogazione per riuscire ad avere i criteri di fondo per comprendere la differenziazione di questi testi, perché poi quando guarderemo una grotta dietro l'altra, le vedrete anche fotografate, in modo tale che serve anche, come dire, mettere l'occhio su questi luoghi, e troverete che il contenuto di queste grotte è fatto di un testo, di un altro, allora lì sarà abbastanza facile riferirli alle categorie che adesso vi voglio esporre. Allora, prima di entrare in queste categorie, vi devo dire che mentre un tempo si distinguevano i testi biblici a Qumran dai testi non biblici, quindi i testi biblico-canonici a Qumran dai testi non biblico-canonici, oggi più nessuno studioso, soprattutto in questi ultimi anni, sostiene che a Qumran ci fosse una idea oggettivamente definita del canone biblico ebraico. Capite? Perché? Perché la cosiddetta Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, quindi questa presenza di 46 testi contati secondo un certo modo, ma secondo gli ebrei hanno anche un numero diverso, del nostro Antico Testamento meno 7 libri cosiddetti deuterocanonici, ebbene questa sistemazione in base agli studi di Qumran è sicuro che non esisteva all'epoca di Qumran. Quindi vuol dire fino alla chiusura delle grotte, l'anno 68, fino alla distruzione del Tempio, ormai gli studiosi ritengono che nell'ambito del giudaismo non ci fosse una chiara delimitazione del cosiddetto canone ebraico, che il giudaismo successivo di matrice rabbinica invece sistematizzerà. Chiaro per tutti? Mentre possiamo ritenere con buon livello di certezza la Torah, cioè i 5 libri della legge, il Pentateuco, la Torah di Mosè, questa è ritenuta in alta evidenza anche nei testi di Qumran, e questo testo certamente apparteneva a una chiarificazione oggettiva e raccolta un po' da tutti, come
per alcuni versi, diciamo, la sezione profetica. Ecco, sui cosiddetti altri scritti ci troviamo in un'epoca ancora un po' magmatica, ecco, di dibattito. Allora gli studiosi preferiscono non utilizzare la categoria di testi biblici e testi non biblici. Sappiatelo, ve l'ho detto. Ecco, comunque, per intenderci almeno tra di noi, in modo tale che diventa un pochettino più facile, ecco, sappiamo che dei testi che poi il giudaismo successivo riterrà canonici, a Qumran li troviamo tutti tranne uno o due. Adesso vi spiego anche perché. Allora, uno, tutti lo sanno qual è il testo che non si trova a Qumran. Il libro di Ester, non lo troviamo a Qumran, però c'è un altro dato che invece è abbastanza sconosciuto, che non si trova nessun frammento del libro di Neemia, perché nel canone ebraico, soprattutto in epoca rabbinica e anche in altre testimonianze, il libro di Neemia nel testo masoretico è presentato come un unico libro con Esdra, mentre la tradizione greca poi separerà i due libri. Noi ce l'abbiamo fatti Esdra e Neemia, per noi sono due libri distinti, ma la tradizione ebraica masoretica invece è unito. Allora, la cosa curiosa è che nelle testimonianze di Qumran manca anche una documentazione su Neemia, che non vuol dire che non ci fosse, a motivo del fatto che noi abbiamo solo una parte di manoscritti, altri non dati perduti, non sappiamo, per cui questa coscienza dell'assenza è data semplicemente al fatto che non abbiamo trovato i manoscritti, magari invece esisteva. Però a ben vedere anche il libro di Esdra non compare, e io sono d'accordo con la tesi sostenuta da Tide in questo libro, che ai tempi del primo secolo, quindi ancora prima della formazione del canone in epoca rabbinica successiva, il libro di Neemia era sganciato dal libro di Esdra, quindi erano due libri distinti, e addirittura nella formazione del canone ebraico sono convinto che fossero ancora due libri distinti, per un motivo che rimando chi dei presenti magari sta facendo il corso su Sapienziali in seminario, per un motivo numerologico, ecco, proprio per il numero degli altri scritti che con la divisione Esdra Neemia raggiunge il numero di 12, perché questa struttura canonica è tutta impostata sul numero di 12, struttura canonica ebraica che rimanda alle 12 tribù di Israele. Ma chiusa la parentesi, allora tutti questi testi che poi la tradizione canonica ebraica raccoglierà e organizzerà, noi li troviamo tutti a Qumran, notate, tranne Ester e il libro di Neemia. Accanto però a questi testi che poi entreranno nel canone, ma che a Qumran erano ritenuti sacri, questi senza dubbio, ma sacri anche altri che adesso vi dico, vi erano tutta una serie di testi che di solito noi mettiamo tra gli apocrifi dell'Antico Testamento, che sono di fatto delle elaborazioni scritturistiche su procedimenti tante volte midrashici, quindi di ricerca sul testo, che fanno riferimento o a personaggi documentati nella Bibbia oppure a eventi raccontati nella Bibbia. Questi ampliamenti da una parte, per cui sono tutti, si chiamano i midrashim, ma a partire dal metodo midrashico, cioè quindi la ricerca su un testo fondatore, te ne creo degli altri, si sviluppano delle scuole di pensiero che apriranno per esempio anche alla concezione, poniamo, apocalittica, apriranno alla concezione enochica, per cui la enochica vuol dire il riferimento al personaggio Enoch, patriarca antediluviano, che è punto di riferimento di una tradizione di scrittura grossissima di cui ci è grande documentazione proprio l'epoca dell'intertestamento, quindi il medio giudaismo, il cosiddetto pentateuco enochico, i cinque libri che fanno capo proprio a questo filone letterario. Il fatto che troviamo a Qumran questo, il libro di Giubilei, il documento di Damasco e diversi altri testi che noi oggi li collochiamo nella letteratura degli apocrifi dell'Antico Testamento,
significa che loro non li ritenevano degli apocrifi, ovvero dei testi non sacri, non ispirati e addirittura per le origini cristiane testi da allontanare, ma li ritenevano invece testi utili per la comunità, probabilmente sacri anche per la comunità, ed è per questo loro che tutta questa letteratura, che è parabiblica, trova proprio ospitalità nelle grotte di Qumran, ed è un'altra letteratura importantissima. Un terzo elemento che ci permette di organizzare la letteratura di Qumran sono i cosiddetti testi settari, brutto termine, perché noi utilizziamo il termine setta per tutte quelle realtà religiose di parte, di solito secessioniste o in contestazione con il gruppo maggiore, ecco, di riferimento. Quindi si parla di sette giudaiche, i farisei, gli esseni, quindi anche i sadducei, altre, ed è un termine che non funziona, perché aeresis, che era il termine greco originario, voleva dire scelta, da aereo, quindi vuol dire che tu fai una scelta e non prendi tutto, quindi nella selezione tu esasperi la selezione, quindi fai nascere il problema di conflitto con la parte maggiore che vorrebbe invece difendere il tutto, cioè un'ortodossia più ampia, ma in italiano setta porta in sé già un giudizio assolutamente negativo. Quindi sappiate che si utilizza molto questo termine anche in questi studi, ma è un termine scorretto. Parliamo invece di movimenti, e allora proprio il movimento presente a Qumran ha elaborato dei testi che sono tipici della comunità o tipici di una vita comunitaria. Poi che siano stati gli abitanti di Qumran non lo sappiamo, sta di fatto che i testi ci presentano anche una regola di vita, ci presentano una documentazione che va nell'ottica di regolamentare un comportamento comunitario. Capite? Allora, questi testi non li puoi mettere né nell'ambito dei testi biblici e neanche nell'ambito dei testi parabiblici, ma riguardano una storia precisa, quindi un movimento preciso, ed è il terzo aspetto. L'ultimo, che raccoglie modalità diverse di scrittura, è tutto il procedimento di attualizzazione, direi, della parola di Dio a Qumran, che la tradizione complessivamente giudaica parla di procedimento midrashico, cioè della forma del midrash, che è la ricerca sul testo. Abbiamo una forma precisa, che è quella di Qumran, che si chiama il pesher, che sta ad indicare l'interpretazione. Quindi pesher di Habakkuk, che è il più noto, sarebbe in pratica uno scritto che mi documenta tutto quello che di solito noi facciamo nei nostri cenacoli della scrittura, per intenderci. Cioè, quando tu leggi un testo biblico dici: ma per me questa cosa vuol dire questo. Quindi, e lo dici di solito attualizzandolo proprio magari anche a tuo interesse, interesse del tuo gruppo, della tua comunità, e quindi questo piegare la scrittura e rivolgerla direttamente all'oggi, al tuo contesto, è un tipico modello che noi ritroviamo anche a Qumran, che si chiama esattamente il pesher. Accanto a queste modalità interpretative, quindi a tutta questa letteratura di ricerca sul testo biblico, aggiungo anche la scoperta fatta nella terza grotta di Qumran, che notate, quindi è scoperta tra le prime, ma la terza grotta si trova qui, del rotolo di rame, di cui magari parleremo. Questo è un rotolo di rame, una lamina addirittura, che viene arrotolata, sulla quale viene scritto. È una cosa incredibile dal punto di vista anche della scoperta, perché tutti gli altri materiali, di fatto è cuoio, pergamena. Lo studio, direi proprio di ricerca chimica del materiale, ha portato questi ultimi anni a individuare che addirittura è pelle di cammello, la pelle utilizzata per i rotoli di Qumran. E quindi la stragrande maggioranza è come materiale pelle di cammello, e quindi pergamena, scaturisce la pergamena, quindi trattata. E la forma non è il libro, non è il codice, ma la forma sempre del rotolo, perché il codice si imporrà con la tradizione cristiana,
anche se non è tradizione cristiana, inventarlo, ma lo diffonderà esattamente il cristianesimo a partire dall'inizio del secondo secolo. Quindi la modalità di dove mettere la scrittura è il rotolo, su dove la scrivi è su pergamena, ad eccezione, notate, di pochissimi manoscritti che sono poi contenuti nella grotta numero 7, ecco, con qualche altro elemento in qualche altra grotta, ma si tratta proprio di piccolissimi frammenti, ma è la grotta 7 che è fatta tutta di manoscritti sempre in forma di rotolo, ma di papiro. Quindi il papiro è presente praticamente quasi solo nella grotta settima, con 19 manoscritti. Ecco, e inoltre tutti in greco. Quindi la grotta settima è la grotta, come dire, più anomala di tutto il sistema delle grotte che noi troviamo a Qumran, a ben vedere, sia per la forma, ecco, del manoscritto, che è concretamente ha come supporto il papiro, e sia per la scrittura, che è nella forma greca, cioè nella lingua greca. Ecco, questo ci porterà poi anche a interrogarci sulle varie ipotesi che sono nate e cresciute. Ora, questo vi dicevo è il discorso del sito, la suddivisione della letteratura, insomma, in questi ambiti che vi ho brevemente descritto, e ora diamo anche un occhio, ma molto brevemente, perché lo riprenderemo invece la volta prossima, questo argomento, alla struttura stessa del sito, dove la vedete qui presentata, con anche la leggenda, e qui raffigurata ad una foto aerea, quindi da una parte qui c'è un disegno, una ricostruzione, e qui vedete un po' la corrispondenza di questo disegno. Allora, senza scendere nei particolari e osservare, come dire, le varie identificazioni dei luoghi di questo sito, il colpo d'occhio, ma ripeto, sarà l'oggetto del prossimo nostro incontro, il colpo d'occhio è su tutte queste aree che voi vedete, che sono le aree delle acque. Cioè è una esagerazione, considerando che più di 100 abitanti probabilmente non c'erano a Qumran, qui abbiamo una raccolta d'acqua straordinaria. Ma uno dice, vabbè, si assicuravano l'acqua perché evidentemente con il caldo che faceva, e poi è difficile bere l'acqua del Mar Morto, bisognava andare a procurarsi acqua che fosse potabile, e quindi conveniva averne tanta. No, ma qui il problema è che ne abbiamo in sovrabbondanza, cioè ce n'è in abbondanza, a motivo del fatto che archeologicamente parlando noi abbiamo trovato tantissimi bagni rituali, quindi non funzionali a raccogliere l'acqua per bere, ma funzionali alla purificazione. Quindi cambiamo proprio registro, cioè non è l'acqua per la sussistenza terrena, ma è l'acqua per la sussistenza, direi, di una vita oltre la morte, cioè che è quella del mantenerti in uno stato di purità continuamente, quindi per la salvezza in sostanza. Ecco, questo elemento che voi vedete, ecco, che va a costellare un po' tutto il sito di Qumran, è decisamente interessante. Dopodiché gli archeologi hanno identificato, ecco, dal refettorio, soprattutto lo scriptorium, che sarà uno dei punti di grossa discussione, immaginando questo sito che aveva complessivamente, per varie costruzioni, due piani. Perché? Perché hanno trovato anche il luogo di scale che cominciano a salire, quindi conseguentemente questo è un dato che diffonda l'istituzione di un secondo piano. Case con due piani che troviamo regolarmente nell'archeologia della Terra Santa, e quindi l'ipotesi che dal momento che sul pianterreno non hai trovato nulla che possa dire quello che potesse essere uno scriptorium, lo ipotizzi nel piano rialzato, che è quello che si è distrutto, perché il problema che affronteremo è come mai non trovi nessuna documentazione di migliaia e decine di migliaia di frammenti di manoscritti che trovi nella grotta, non trovi neanche una mezza idea, ecco, di manoscritto in tutto questo sito che è stato scavato e ultra scavato. Quindi questo sarà tra i vari problemi anche un altro che dovremmo affrontare, ma mi limito solo al colpo d'occhio, perché poi ci ragioneremo la volta prossima. Passiamo invece adesso a far scorrere le grotte una per una, dando l'occhio sui contenuti di queste grotte. Allora, prima di tutto vi volevo segnalare anche dei siti che vi possono essere utili. Questo sito
www.bibleplace.com. È molto comodo perché vi permette di arrivare in Terra Santa e di osservare in tutte quante le zone tutti i siti che sono documentati con foto e anche quindi con descrizione. Quindi vedete, quindi siamo nel deserto di Giuda e il Mar Morto, e qui trovate tutti i luoghi che hanno a che fare con la regione di Giuda, per cui abbiamo anche Ashkelon, cioè ad occidente, e arrivate fino a Qumran e alle grotte di Qumran, capite? Quindi è molto comodo questo, tanto è vero che questo è il rimando di quella sezione del sito, vi presenta grotta per grotta, ecco, queste immagini con delle piccole osservazioni. Quindi siamo sempre a questo sito in inglese, ma vi rimando, dal momento che noi parliamo italiano, a questo sito che è comodo, se volete copiarvi anche l'indirizzo, perché vi offre, ecco, anzitutto una cartina di tutte le grotte con un errore, però, perché non so per quale motivo la grotta l'ha messa qui e l'ha rimessa qui, ma la grotta terza è qui, ecco, non è qui, anche se tu cliccando devi schiacciare qui per andare alla grotta terza. Ecco, quindi qui vi permette, con la struttura dell'ipertesto, cliccando sul numero della grotta, di andare direttamente alla grotta, che sono presentate al seguito una dopo l'altra. Siccome io vi ho già presentato il problema delle grotte, la sistemazione delle grotte, ricordandovi che la grotta 1, 2, 3 e 11 sono al nord, tutte le altre invece sono al sud, allora facciamo passare queste grotte una per una brevemente, perché vedete la descrizione è molto breve ma efficace. Dopo questa presentazione io mi fermerei per lasciare invece spazio a interrogative e domande, perché credo che bisogna anche esagerare nell'offrire dati e informazioni, ma sono gli elementi a meno minimi per riuscire ad entrare bene nell'argomento. Allora, la grotta 1, come vedete, dice contiene i rotoli meglio conservati. I testi più importanti sono le due copie del libro di Isaia. Guardate che dal punto di vista della critica testuale sono di un'importanza incredibile queste due copie. La prima è quella che nel facsimile voi la trovate nel Museo del Libro a Gerusalemme, presente, fatto con quel coperchio di giara. Ecco, proprio lì sotto c'è, proprio steso oltre 7 metri, il facsimile del rotolo del profeta Isaia A, quindi nella prima grotta. Ma si trova anche un altro rotolo più rovinato che non appartiene alla stessa famiglia testuale. Quindi si nota che a Qumran, cioè, lo vedi molto bene, hai due rotoli dello stesso profeta, ma ciò che è scritto su uno non è identico al 100% a ciò che è scritto sull'altro. Perché vi dico questo? Perché la tradizione rabbinica successiva si preoccuperà invece a mille a dover garantire che ogni azione di copiatura fosse identica tra la matrice e la copia. Quindi gli scribi dovevano copiare lettera per lettera senza nulla sbagliare. Alla fine, soprattutto questa è la tradizione masoretica, ma vuol dire che la tradizione che controlla tutto, bisognava contare ogni lettera, ogni parola, e tu dovevi fare questo conteggio. Se non ti tornavano i conti era un po' un disastro, cioè bisognava vedere cosa fare rispetto a quel manoscritto, quindi si poteva correggere. Se lo sbaglio veniva sul nome, il tetragramma sacro, che è il nome di Dio, allora lei non poteva più andare avanti, ecco, c'era il funerale del libro, eccetera, per cui dovevi procedere a, come dire, una forma di ritualizzazione per sanare quello che era accaduto. Ecco, qui noi troviamo davvero questi rotoli praticamente molto ben conservati. Quindi, essendo stata la prima grotta che ti presenta materiale molto ben conservato, è chiaro che è straordinario. Quindi un po' come altre scoperte di biblioteche, un conto se trovi frammenti, ma se trovi libri interi capite che c'è un abisso, perché il materiale è ottimo. Ma guardate cosa c'è poi: regola della guerra, che descrive una battaglia apocalittica tra i figli della luce e i figli delle tenebre. Ecco, questo testo di battaglia apocalittica tra i figli della luce e i figli delle tenebre, diciamo che va a rubare a quella che era, come dire, la sensibilità apocalittica dei libri, altri testi dell'Intertestamento, applicandolo però alla vita di questa comunità, per cui viene inteso come un testo settario, ma in sé porta dentro dei contenuti che non sono settari, ma sono dei contenuti condivisibili proprio con il background culturale di allora.
regola della comunità. Questo è il tipico testo settario, come si dice di solito, cioè che va proprio a normare la vita della comunità. Guardate, qui mi mette l'elenco, sappiate che è il modo di presentare le sigle, quando vedete il numero indica la grotta, quindi qui siamo a grotta 1, si mette sempre 1. Q sta per Qumran, dopodiché potete avere o i manoscritti che erano stati numerati 1, 2, eccetera, oppure ad un certo punto, soprattutto quelli più importanti, portano un nome a sé stante, come questo, vedete, quello di Isaia, Isaia A, questo qui è Isaia B, ecco, e quindi di fatto poi prendono o i numeri oppure ad alcuni è andato subito una determinazione del nome, e quindi c'è un mix nel modo di organizzare la presentazione dei testi. Però voi vedete che qui, come vi dicevo, troviamo dei testi che poi diventeranno biblici in senso pieno, e nel medesimo tempo vedete Pescher, trovate? Vedete Pescher di Abacuc, di Michea, di Sofonia, cioè questa interpretazione attualizzante. Libro dei Giubilei, altro testo importantissimo, lo tratteremo nel penultimo nostro, no scusate, nel quarto nostro incontro sul disco di Qumran e la misurazione del tempo. Quindi ci appoggeremo soprattutto al Libro dei Giubilei e i testi dei calendari, ecco, di Qumran. Apocrifo della Genesi, lo chiamiamo noi Apocrifo della Genesi, ma di fatto è un midrash proprio sul Libro della Genesi, molto interessante, e che è stato scoperto anche in più copie, quindi vuol dire un testo tenuto in grande evidenza, eccetera. Vedete, regola della comunità, regola dell'assemblea, ecco, testi liturgici, o Odayot, che sono un po' come i salmi, sono delle lodi. A Qumran abbiamo trovato il Salmo 151, che già lo conoscevamo attraverso la tradizione dei 70, tradizione greca, ma abbiamo trovato anche il Salmo 154-155, cioè in tutto veniamo a conoscere che a Qumran la successione dei salmi, soprattutto nell'ultimo libro, perché non so se sapete, ma si distinguono in 5 libri i salmi nel loro interno, l'ultima parte è fluida, e quindi con molta probabilità, in base a 34 attestazioni di libri di salmi, che il libro più utilizzato è a Qumran, guardate come i manoscritti della storia del cristianesimo, perché il manoscritto più copiato nei primi secoli del cristianesimo è il libro dei salmi, non solo i Vangeli, cioè il libro dei salmi, perché? Perché era il libro della preghiera. Ecco, lo stesso anche qui a Qumran, il libro più presente, con più copie, è il libro dei salmi, più della Torah, notate, perché diviso poi in 5 libri diventa una specie, un po' come per noi il rosario. Il rosario cosa ha fatto? È stata la riduzione della riduzione, cioè come il libro dei salmi, pensato in 5 libri, probabilmente una specie di pentateuco, una Torah raccolta ex parte hominis, cioè della risposta orante dell'uomo verso Dio, così capite che il rosario stesso diventa una sintesi di 150 salmi, per cui le tre corone, ecco, ti dicono, ecco, invece di recitare tutti i salmi, lo fanno solo i monaci ormai, ecco, noi ci mettiamo al rosario, e così mettiamo a posto la questione. Quindi vedete questa preparazione già da Qumran anche del rosario. Ecco, e poi la seconda grotta, qui siamo nel 52, che è vicina alla prima grotta, come avete visto, dice contiene diversi frammenti di libri biblici, inclusi quindi 5 di Mosè, la Torah, Geremia, Salmi, oltre all'apocrifo libro di Enoch. Ecco, allora questo accenno anche al libro di Enoch, che lo trovate qui, è molto importante, perché questa seconda grotta, a fianco della prima che ha documentato manoscritti fondamentali sia dal punto di vista biblico sia dal punto di vista dell'intertestamento, della letteratura, quindi del medio giudaismo, e anche degli scritti cosiddetti settari, questa seconda grotta ha sostanzialmente testi sacri che si riferiscono proprio alla tradizione biblica, e il libro dei giganti, che grazie alla scoperta di Qumran il secondo libro dopo il libro dei vigilanti contenuto nel Pentateuco enochico. Cioè, in altre parole, grazie a Qumran noi sappiamo, ecco, che il secondo libro del Pentateuco enochico è questo testo dei giganti, che narra una delle teorie dell'origine del male che troviamo anche nel libro
della Genesi, sesto capitolo, dell'unione, ecco, come sapete, dei figli degli dèi con le figlie degli uomini. Già presentato il libro dei vigilanti, ma il libro dei giganti rimanda alla nascita proprio del rapporto, di questo rapporto tra i figli degli dèi e le figlie degli uomini. La terza grotta, sempre nel 52, contiene frammenti di Ezechiele, salmi, lamentazioni, un commento di Isaia. Quindi trovate che praticamente ci muoviamo sostanzialmente nei testi biblici e anche comunque ritenuti tali, come il Testamento di Giuda, il Testamento che rimanda poi anche alla tradizione, il Testamento dei 12 patriarchi. Grotta numero 4, scoperta nell'agosto del 52, quindi vedete nel 52 ci è andato dentro bene, però è stata scoperta di beduini. Vi ho detto quindi che la grotta numero 1, quella 2, la 4, la 6, la 11, ecco, è per responsabilità di beduini. E notate, mentre stavano scavando al sito di Qumran, perché sapete che questa grotta si trova proprio lì davanti al sito di Qumran, ecco, la scoprono loro, contiene 575 manoscritti, nel senso che si pensa che sono circa 600 i libri che erano contenuti in questa grotta, quindi una cosa pazzesca. Ecco, molti di essi chiaramente in stato di brandelli, e abbiamo libri biblici, apocrifi, commenti biblici, quindi abbiamo un po' tutta la sintesi di quella che potrebbe essere una forma di biblioteca della comunità, molto vicina al sito, e quindi riporta le cose più importanti, chiaramente quelle scoperte, perché non vi cita tutto, quindi c'è una selezione anche del materiale tra i più importanti. Poi la grotta numero 5, siamo sempre nei pressi di Qumran, scoperta anche questa nel 52, quindi quell'anno, ecco, presenta sostanzialmente una fenomenologia analoga a queste, ecco, come avete visto, quindi testi biblici e anche, come dire, dell'intertestamento settari. Ecco, la grotta numero 6, qui siamo in grotte che contengono poco materiale, quindi pochi frammenti che vengono poi anche identificati. Ecco, qui passiamo invece in un gruppo di grotte molto vicine, 7, 8, 9 e 10, che sono qui fotografate, 7, 8 e 10, non vi so dire bene dove possa essere la 9 sinceramente, perché come vi ho detto, identificarle proprio bene è tipico anche di chi ha studiato sul sito. Ecco, queste vengono scoperte nel 55, e avete, guardate qui, perché dovremo dibatterlo nell'incontro ultimo, quando dovremo trattare di Qumran e il cristianesimo delle origini, la famosa grotta numero 7, dove i primi due frammenti sono stati identificati già non molti anni dopo la commissione per la pubblicazione, ma chi ha cominciato, che aveva l'incarico di pubblicare l'identificazione di frammenti della grotta 7, ha rinunciato ad un certo punto. Tanto è vero che di tutte quante le grotte voi vedete, ecco, questi punti di domanda 7Q3, 7Q4, 7Q5, testo biblico, punto di domanda, ve lo mette così perché saranno per attenti gli oggetti della nostra discussione, in specie il famoso 7Q5 che penso diversi di voi avranno già sentito, ecco, con tutta la teoria da Callaghan a Tide e anche altri, ecco, fino poi a tutti gli altri che poi non sono stati mai classificati o identificati con certezza, ci sono ipotesi ma non c'è convergenza tra gli studiosi, quindi è una grotta davvero misteriosa, la grotta numero 7. Ecco, guardate, la numero 8 si caratterizza con questi aspetti in particolare, filatteri e mezzuzza. I filatteri sono quegli astucci nei quali venivano contenuti alcuni testi che poi la tradizione successiva dell'ebraismo assumerà come fondamentali e importanti, perché siano nella tua mente, nel tuo cuore, sulle tue braccia la parola di Dio, per cui la recita dello Shema, di questi testi sacri che devono essere portati da te, portati anche su luoghi più simbolici, proprio a livello anche di antropologia, ecco, e la mezzuzza che è collocata poi tradizionalmente sulle porte di casa, che serve per cacciare il demonio, tenere lontano l'avversario, diciamo, e quindi ringraziarsi, quindi la benedizione di Dio. Ecco che noi troviamo dei frammenti, ecco, già di queste tradizioni all'interno della grotta numero 8.
La grotta numero 9 è un'altra che contiene assieme alla 10 poco materiale, mentre la grotta numero 11 è veramente straordinaria, perché è l'ultima scoperta nel 56, poi comincia ad essere scavata da De Vaux nel 57, ne contiene i testi biblici, apocrifi, ma il manoscritto più importante, ecco, penso che diremo qualche cosa, è il rotolo del Tempio. Molto importante, perché questo testo ha dentro una teoria interpretativa molto forte, scritto in ebraico, tra virgolette, una specie di riedizione della logica del Deuteronomio, ma qui nel rotolo del Tempio per molti aspetti vediamo che interviene in presa diretta lo stesso Adonai, Dio di Israele, invece che con la mediazione di Mosè, per cui abbiamo tutta una teoria di ispirazione del testo documentata dal rotolo del Tempio, che sembra non andare d'accordo con altre teorie ispirative di altri testi di Qumran. E tenete presente, il rotolo del Tempio è ancora più lungo del più lungo manoscritto che finora si conosceva, che era il manoscritto di Isaia della prima grotta, quindi batte il manoscritto di Isaia che era già un 7,5 metri circa. Il rotolo del Tempio va oltre questa lunghezza. Qui vi viene riportato appunto un po' l'elenco delle cose più importanti, però certamente il rotolo del Tempio è il testo più famoso, anche più studiato. In questi ultimi anni vedo che c'è molta pubblicazione proprio attorno a questo testo. Ecco, io vi ho passato in rassegna insomma queste grotte attraverso questo sito, che l'ho trovato a livello didattico anche molto utile, perché ha pochi elementi, ma dopo le cose che vi ho detto penso che siano state anche abbastanza chiare. Ecco, vi volevo ancora magari far vedere due o tre cose interessanti, sapendo che a lato del sito di Qumran, ma questo magari ne parlerò ancora la volta prossima, non solo nel sito è stato scavato il luogo della vita, ma verso nell'area un po' più a sud e anche ad oriente troviamo la documentazione della presenza di cimiteri. Quindi, scavi fatti già anche da De Vaux, ecco, che ci presentano tutta una serie. Adesso vi apro qualche immagine, ecco, che da vedere, ecco, con scavi, vediamo un po' di capire. Allora, voi vedete che queste pietre che sono collocate in superficie sono indicative del fatto che sotto ci sono dei morti, quindi sono stati sepolti. Poi ne parleremo e apriremo tutto il problema delle sepolture a Qumran e anche dell'identificazione dei personaggi di Qumran, maschi, femmine, con quello che è stato scoperto, quindi sarà un bel problema. Adesso volevo solo farvi vedere queste immagini, ecco, notando come venivano di fatto inumati, quindi messi all'interno della terra, oltre questa prima parte che è tutta segnata da questi ciottoli, quindi queste pietre, quindi si entra nella Marna, il terreno marnoso. Ecco, tirando via tutte queste pietre poi si trova questa zona che serviva un po' da sarcofago, diciamo, che copre l'ultimo livello prima dell'oculo, quindi va a proteggerlo. Tirate su queste ultime pietre, ecco che si raggiunge quindi le ossa del cadavere, che sono rimaste ancora lì in posizione. E diciamo non è ancora scavato tutta la zona cimiteriale. Certo, uno degli elementi che ci faranno riflettere è che questa è la zona cimiteriale più ampia di tutta la Palestina, scoperta nell'antichità. Qualcuno si domanda, ma andavano tutti lì a farsi seppellire? Cioè, tanti sono il numero, ecco, di morti ipotetici, con un sito approssimato abitato relativamente poco. Ecco, questo personaggio è Roland De Vaux, perché non vi ho detto ancora nulla, no, vi ho detto forse qualcosa all'inizio, è esattamente il personaggio più conosciuto, il personaggio matrice di tutte le scoperte di Qumran, sia sul fronte del sito, perché lui era il caposcuola esattamente
degli scavi archeologici e nel medesimo tempo anche dell'ipotesi che ancora oggi è la maggioritaria che vi ho detto prima, cioè che gli abitanti del sito erano degli Esseni e la biblioteca, ritrovate le varie biblioteche ritrovate, facevano capo proprio a questi abitanti del sito, quindi a Rolando del Mare. Concludo facendovi vedere uno spezzoncino brevissimo purtroppo di un filmato che qualche anno fa, ecco, con la parrocchia della Bicocca è stato fatto, perché ha accompagnato la parrocchia della Bicocca nel sito di Qumran, dove siamo andati a celebrare la messa proprio nei pressi della grotta undicesima. E prima vi rifaccio vedere la grotta undicesima com'è, questa, vedete? Tenete la mente. Ecco, e qui si vede che noi ci avventuriamo da quelle parti, è brevissimo, 3 secondi. Ecco, guardatela qua, adesso torniamo indietro, purtroppo dura 4 secondi, è questa qua. Quindi noi siamo passati davanti alla grotta undicesima, siamo andati oltre e, se non ricordo male, siamo andati a celebrare appunto l'Eucaristia in queste, sono le due grotte gemelle, questa zona qua. E di fatto queste due sembra che siano, uno di quei punti segnalati sul rotolo di rame trovato nella grotta terza, che è da queste parti, perché grotta undicesima, grotta terza è al nord della grotta undicesima, che segnala tutta una serie di luoghi dove c'è il tesoro, per cui è un testo misteriosissimo questo del rotolo di rame, perché contiene delle indicazioni di nascondigli di tesoro. E secondo gli studiosi ciò che è stato trovato in questa grotta gemella, in queste due grotte, è probabilmente una delle indicazioni riportate all'interno del rotolo di rame. Chiudo con questa cosa che è un po', se volete, di curiosità, ecco, e adesso apriamo pure il dibattito, insomma, un po' di discussione insieme. Grazie. Tutta questa zona, quando sono stati fatti gli scavi, era il territorio giordano. Sì. No? E come mai venivano commissionati questi scavi a questi delle colbi Glick? Allora era un territorio giordano, cioè le colbi Glick è Gerusalemme Est, quindi sì, loro erano direttamente in territorio giordano. Poi la sensibilità archeologica degli stati e dei ministeri nasce dopo, qui siamo ancora, capite, i primordi, oggi come oggi non può toccare più niente. E i finanziamenti da chi venivano? I finanziamenti venivano un po' da tutte le parti del mondo, perché progressivamente tutto questo lavoro ha attirato l'attenzione internazionale. Quindi già da subito non sono state interessate solo le realtà locali, il famoso professor Koenig, che è padre di Yadin, ecco, un grande archeologo, tutti e due sono punti di riferimento, lui ha identificato quindi Arpidater a Gerusalemme. Poi avevamo l'interessamento di realtà siriane, per cui più religiose, collocate nell'ambito del cristianesimo, le varie confessioni, che anche loro avevano un interesse evidente per questo, le colbi Glick in primis, certamente, per la parte cattolica, anzi fu capofila di tutte quante le ricerche, ma l'Albrecht Institute, attualmente si chiama così perché Albrecht aveva aperto appunto questa scuola di ricerca all'America, quindi a Gerusalemme, proprio delle persone, anche di, come dire, professori, giovani professori che risiedevano a Gerusalemme, sono stati i primi interessati proprio all'identificazione di questo materiale, fornendo le prime fotografie che poi subito hanno confermato anche la tesi di Sukeli, che per cui c'è stata una convergenza e in questo modo ha coinvolto gli Stati Uniti, per cui i riflettori sono puntati subito su questo territorio e su questa scoperta, perché le università americane cominciavano ad investire, ma le università americane iniziano a muoversi con consistenza e anche con mezzi innovativi proprio in quegli anni,
perché tutta la ricerca era tedesca, la ricerca biblica in senso stretto, cioè la Germania faceva del leone nella produzione scientifica. Ecco, poi gli americani supereranno la Germania, ma la supereranno solo qualche decina di anni fa, ecco, nelle produzioni anche scientifiche. Perché? Perché ottimizzeranno tantissimo tutti i mezzi della ricerca, soprattutto lo sviluppo della ricerca delle fonti o computer, con le ricerche scientifiche avanzate, il loro sistema di formazione universitario. Ecco, poco per volta prendere in mano la direzione, per cui ancora attualmente, al di là delle colpi Blick, che continua ad essere anche storicamente punto di riferimento a Gerusalemme, la Hebrew University, abbiamo vari luoghi nel mondo, ma in primis rimane ancora certamente la Germania e gli Stati Uniti, poi anche da altre parti, per carità, però lì hai i grossi centri di ricerca. Mi sembra di aver capito che tutti i rotoli e i frammenti sono riferiti all'Antico Testamento, se non che connessione c'è allora col cristianesimo? Ma questo ne parleremo in un incontro ad hoc, cioè questo è il problema, nel senso che sembrerebbe che non ci sia nessuna connessione, ma la presenza contenutistica di alcune espressioni, quindi in alcuni testi, e poi soprattutto l'Europa Settima ha fatto pensare a una serie di studiosi che la connessione ci fosse, ma lo dibatteremo nell'incontro deputato a questo, che sarà in specie l'ultimo. Il fatto che le scoperte sono state appunto realizzate in territorio giordano, l'attuale governo giordano non ha nulla di più questa storia, non ha ottenuto niente. Hanno anche loro un po' di questo materiale, soprattutto però perché sfuggiva di mano la cosa, quindi è stato subito controllato la situazione in rapporto tra il Rockefeller Museum, che diventa il deposito maggiore di tutti questi questo materiale di Cumrani, in parte va in America, in parte vale Colby Blick, e poi in altre parti presso altri musei, anche ormai luoghi di conservazione, perché chi ha avuto questo materiale adesso lo tiene molto stretto. Pensate che al Studium Biblicum Franciscanum hanno lì un frammento di Qumran, che ci ha detto una cifra spropositata, cioè si parla, non so, di centinaia di migliaia o forse milioni di euro, come un frammento. Pensate in cosa viene a costare ormai a possedere un frammento di Qumran. Mi sembra strano, ma che dopo 10 anni, tutta la storia durava praticamente 10 anni, ed era ancora sotto il governo giordano, che non abbiano tutelato o ottenuto qualcosa. Sostanzialmente perché non c'era la sensibilità, cioè la sensibilità è stata portata avanti dagli archeologi che erano più capitanati, diciamo, dell'Occidente e non localmente, quindi lo Stato israeliano di fatto non c'era ancora, nasceva allora, è nato proprio in contemporanea, quindi inizia subito ad organizzarsi collaborando scientificamente, quindi soprattutto su Kenny, che porterà avanti questo tipo di responsabilità. Da parte giordana, che io sappia, non c'è nessun protagonismo speciale in tutto questo. Gli archeologi giordani non hanno piccoli interessi in questo scopo. E archeologi è una parola grossa, perché anche qui, se noi notiamo dal punto di vista, se diciamo giordani, vuol dire che fanno capo proprio alla tradizione giordana, quindi a loro, non tanto, per cui non bisogna pensare l'attuale struttura, come diceva, di uno Stato organizzato per ministeri e tutto, quindi non c'era neanche la sensibilità per tutte queste cose. Deve essere un migliorismo che si tratta di nessuno. Ho notato, quando ci hai fatto vedere le grotte, perché a parte la 4, cioè le più ricche sono quelle più lontane dal sito. Ecco, questo può avere un significato? Cioè quelle ricche di materiale sono quelle più lontane, quelle vicine, a parte appunto la 4, sono, c'è quasi niente. Diciamo che le più ricche sono la 1,
la 4 e la 11, queste sono le più ricche anche in assoluto. Anche la 3 è abbastanza alta, soprattutto la particolarità del rotolo di rame. Sì, in effetti questa cosa qui è vera. Tu hai tutta una serie di grotte lì vicine e poi ne hai alcune disloccate, tu dici la 4 però ti dà l'impressione che sia da sola la grande biblioteca, perché la 4 è in assoluto la più documentata, perché dicevo 140.000 frammenti, quindi una cosa spropositata, con quasi 700 libri, 600 libri, rotoli, quindi questo qui è un problema, c'è un problema nel senso che lo affronteremo, non potremo risolverlo, perché figurate se lo risolvo io quando sono 50 anni che stanno ricercando, e ancora di più, 60 anni, che stanno ricercando i migliori studiosi al mondo, dove hanno dedicato una vita intera. Ecco, potremo poi affrontare delle ipotesi di lavoro dove voi vedrete che i tipi di spiegazioni date da parte di quelli che ritengono che i responsabili di queste grotte, anche a distanze, siano esattamente gli abitanti del sito, e le spiegazioni invece che vengono date da chi ritiene che questo è un elemento probante del fatto che quei testi non appartenessero invece ai testi proprio del sito, degli abitanti del sito. E allora se non appartenevano a loro in senso stretto, perché erano lì chi li aveva messi, se li ha messi loro non erano loro perché li ha messi lì, cioè nasce tutta questa casistica alla quale si fanno delle ipotesi, nella risposta, però l'osservazione è giusta, che ho voluto apposta farvi vedere, presentarvi non nel senso cronologico, ma prima geografico, per vedere dove stanno le grotte, dopo che tu hai visto il contenuto delle grotte e dici, oh bella, come mai allora è questo fenomeno così strano. Io volevo chiedere se esistono forme di polemica, contestazione, critiche esplicite riguardo alla conduzione attuale degli scavi. Se esiste magari qualche scritto, qualche intervento, insomma, che è già presente su ipotesi alternative, insomma, a questa della verificazione tra le insieme, eccetera. Adesso non so se qui riuscite a sentire, però... Sentiva nulla. E perché ancora oggi il suo nome suscita polemiche? Avete sentito? Non si può lavorare agli scavi di qualcun altro, ed è ciò che è stato fatto qui nel 1993. Non si può scavare prima di aver letto con attenzione il rapporto dello scavo precedente. E ovviamente non era possibile pubblicare i risultati prima che Devo pubblicasse i propri. Si sponsor, i capoli del Mar Morto oggi sono accessibili a tutti. Perché il materiale archeologico di Qumran non lo è? E d'altra parte, perché i rotoli e il materiale archeologico di Qumran dovrebbero essere accessibili a chiunque? Sono passati oltre 50 anni dalla scoperta dei rotoli del Mar Morto, ma dal punto di vista archeologico è come se non fossero passati. Avete capito? Non è polemica questa. Questo è dato sulla 7, Quindi ormai è tutto pubblicato dal punto di vista degli scritti. Ah, non vi ho detto dei libri già. Ecco, Florentino Martinez, García Martinez, grande studioso, tradotto in italiano da Corrado Martone, i testi di Qumran. Allora, proprio Martinez, che avevo ascoltato qualche anno fa nel convegno per i biblisti italiani, diceva che ormai la pubblicazione degli scritti è conclusa, mentre è ancora tutto sotto sopra la pubblicazione degli scavi. Ecco, allora, la polemica, e non a caso, è uno dei nostri incontri dove dovremo dibattere cosa vuol dire questa cosa, e quindi elaboreremo, cioè presenteremo un po' le varie teorie che nascono da questa confluenza tra i due aspetti. Poi, già che ci sono, ne approfitto per presentarvi anche questo libro, che è un libro direi per il grande pubblico, scritto molto in modo molto semplice, anche con immagini molto belle, anche storiche, e dove a scriverlo è anche Mippo Esch, che non è domenicano, ma lui vive alle Cour Biblique con i domenicani, un sacerdote francese, che è uno dei più grandi studiosi viventi dei rotoli del Mar Morto. Quindi questo è un altro testo che vi consiglio. Poi noi prenderemo in considerazione a un certo punto anche questo testo di Simone Paganini,
Qumran, le rovine della luna, ma avremo modo anche di parlarne. Un testo comodo per rispondere alle varie domande su Qumran, questo di Josef Fitzmaier, uno degli altri importanti studiosi. Qumran, le domande e le risposte essenziali sui manoscritti del Mar Morto. E poi vi ho già citato questo di Chester Peter Tide, I rotoli del Mar Morto, le radici ebraiche del cristianesimo. Questo e altri testi, tutte le questioni li tratteremo in particolare nell'ultimo incontro e anche nel penultimo incontro, quello delle bufale e quello proprio dell'origine del cristianesimo. Ecco, i testi precedentemente pubblicati erano a cura di Luigi Boraldi, pubblicati dalla UTET, i manoscritti di Qumran, quindi esistono praticamente queste due importanti edizioni in italiano, questa è più scientifica, questa invece era meno curata sul piano scientifico, questo è esattamente lo stadio attuale più avanzato del controllo sui manoscritti di Qumran. Molto più difficile da leggere questa perché dentro tutte le parentesi, dove cade il testo, quindi capisci quasi niente, invece lì te lo mette un po' a posto, si legge molto più facilmente. Ecco, quali sono le scuole che si sono fatte, che si studiano? Cioè, devo dire scuole cattoliche, scuole ebraiche, scuole dunque, cioè certamente non cattolica, dico cristiana, per cui il cristianesimo nelle varie confessioni si è impegnato alla grande su Qumran, perché in America ci sono molte università che sono private, fra in capo, quanto riguarda i cattolici e le congregazioni religiose, quanto riguarda protestanti abbiamo tutto, e quindi fanno capo anche alle varie confessioni da parte delle chiese riformate, e poi anche anglicani, molto di meno, quasi niente direi, tutto il mondo dell'ortodossia, quindi lì poco, qualche cosa magari all'inizio con i siriani, ma giusto per le conoscenze che avevano, però che io sappia sul piano di investimento scientifico mediamente c'è poco, e gli ebrei tantissimo, però se vi aggiungete tutte le università americane che non sono confessionali, quelle che esulano da qualsiasi confessione religiosa e sono laiche, ecco, tutte queste possono ospitare docenti di Nuovo, Antico Testamento e quindi di giudaistica, laica, eccetera, per cui hai tutti questi docenti che si interessano, ricercatori che sono interessati anche di Qumran, con centri di ricerca anche importanti, magari poi ne parleremo anche nei prossimi incontri. Scusa, sì, volevo chiedere una cosa. Fa parte di bufale, ho letto la recensione su IBS riguardo l'edizione Paideia dei testi di Qumran, che viene accusata di essere una traduzione un po' addomesticata, cioè una recensione su IBS, ovviamente non so a che livello di scientificità sia stata scritta, ma fa parte delle bufale questa accusa, questo testo. Di essere addomesticata? Nel senso, cioè, l'estensione dice, siccome è un'edizione tra virgolette cattolica va verso una dimenticanza di alcuni dati discordanti col cristianesimo. E chi è che ha fatto quella recensione evidentemente si ha letto i testi di Eisenman and Company, di cui parleremo quando affronteremo il capitolo sulle bufale, sì, cioè nel senso che accusano l'edizione di tacere la possibile traduzione di quei testi che farebbero pensare a un messia perseguitato e ucciso già Qumran, che secondo questa teoria anticiperebbe quindi il cristianesimo sarebbe altro che una forma di plagio di una realtà già contenuta nei testi precedenti. Ecco, quindi dico, ecco, onestamente bisognava dire anche quest'altra possibile traduzione, il punto è che quasi nessuno studioso al mondo di Qumran, i più importanti, sostiene la lezione di Eisenman, quindi è proprio isolato. E poi oltretutto questa edizione non è un'edizione critica che ti riporta, cioè lo è solo parzialmente, ma non è un'edizione che ti mette tutte le interpretazioni. Qualche cosa in nota di mettere, ma non si preoccupa di, se no non se la cava più, cioè è un'edizione di un testo che fa capo alla traduzione che Faustino Garcia Martinez ha prodotto, tradotta in italiano da Corrado Martone, e quindi ci riferiamo al più grande esperto, uno dei più grandi esperti al mondo. Ma di quali testi esattamente è questa traduzione? C'è questa qui di Martinez, che testi tra un po'? Quelli di, i testi originali di Qumran. Cioè, quella comunità. Sì, sì, lascia perdere i testi biblici. Ecco, lasciando certamente, soprattutto quelli, poi, cioè i testi proprio quelli più tipici
per esempio, cioè tutte le regole, quindi che riguarda le regole della comunità. Poi abbiamo testi alacici, che vuol dire che sono i testi dell'interpretazione, che poi sarà anche rabbinica, l'interpretazione ebraica, sul come, alacà vuol dire in pratica come camminare, quindi sono testi che traducono sul piano delle leggi, quindi come osservare la legislazione. Poi letteratura escatologica con la regola della guerra, la regola della congregazione, quindi tutti i testi che riguardano l'apocalittica e l'escatologia. Letteratura esegetica, il Pesharim, quindi anche il rotolo del Tempio, il Targumim. Letteratura parabiblica, con i parafrasi del Pentateuco, apocrifo della Genesi, libri di Enoch, quelli che vi ho detto prima, e molto molto di più. E poi abbiamo dei testi liturgici, certamente con tutti i canti, compresi i canti per l'olocausto del sabato, che sono importantissimi, scoperti alcuni di questi anche a Masada, quindi con un collegamento molto stretto tra Qumran e Masada. Quindi vedi che con il rotolo di rame alla fine lasciato a sé, perché è un materiale diverso, molto molto interessante. Quindi tutti quei testi non biblici, ecco, quindi presenta tutto ciò che non è già, come dire, ampiamente documentato dalla testualità biblica. Erano ministrati, scavati, in giare. Eh sì, non ve l'ho detto. Allora, quelli. Scusa, forse si collega a quello che domanda lì. L'aspetto originale delle grotte e quello che vediamo nelle foto era molto diverso. Vabbè, adesso però mi chiedete delle cose che dovrei fare una ricerca fotografica delle prime fotografie fino ad oggi, andare con gli lì che hanno di tutto. Cioè anche delle grotte le vedi, cioè uno sta certo. Ho capito il senso della domanda, sì, chiaro. Allora, cominciamo con la prima. Non dovete pensare di trovare, cioè di immaginare appunto una scoperta di questo tipo, cioè che tu entra e scopri questa grotta, entri e vedi lì tutte queste giare custodite bene, cioè mediamente erano cocci, per cui sono state ricostruite quasi tutte. Ecco, quindi hanno dovuto ridare la forma. Il fatto stesso che hanno trovato tanti di questi, compresa una importantissima, per cui proprio giare in modo esplicito le ritrovi, ma non le ritrovi normalmente nelle grotte. Ce n'è una nella grotta settima, ricostruita con la scritta ebraico, con le lettere che sembra essere Roma, con le lettere ebraiche sembra mandare al termine Roma, per cui lì è un altro bel mistero. E poi ce n'è un'altra che è anche di una sovrascritta sul collo della giara, è di difficile interpretazione, pare nella grotta 4, e quindi una modalità di scoperta è certamente il trovare anche queste giare. Io non vi so dire quante sono state trovate, magari tu sai qualcosa di più, in intere eventualmente nelle grotte, ma vi pare l'idea. Certamente il grosso dei manoscritti è stato trovato sotterrato, quindi con su detriti, maciullati, salvati in qualche modo. Pensate che ci sono non dei manoscritti, ma ci sono, c'è un coccio sul quale appunto di giara che riporta al, come dire, il verso di un manoscritto, quindi di pergamena, che non esiste più, ha lasciato l'impronta, quindi ricostruisce il testo al contrario perché ha lasciato l'impronta. Ecco, abbiamo mi pare almeno uno o due esempi di queste testimonianze di testualità. Quindi molto è stato trovato sotto, quindi andava scavata la grotta e con questi scavi riuscivi a recuperare questo materiale. Allora noi ci porremo il problema a un certo punto del senso di conservare questi testi nelle giare, che venivano regolarmente conservati nelle giare, e se alcuni venivano conservati nelle giare perché e altri invece no, perché sapete che c'è il problema della scaffalatura, se nel sito di Qumran era ipotizzabile una biblioteca con scaffalatura oppure dove venivano tenuti questi testi, ecco, tutte delle cose a cui non riesco a dare una risposta più precisa, perché come vi ho detto prima richiede
per alcuni versi una competenza molto più alta, cioè di chi è stato sul luogo, ha potuto far passare la documentazione archeologica del Col Biblique, vedere tutta la documentazione di scavo, e cosa che non è pubblicata, ecco, come vi dicevo, quindi le foto che ci sono in parte sono pubblicate, la parte materiale non è ancora pubblicata, ci stanno lavorando anche in questo periodo su Qumran, a Rockefeller c'è anche una persona che conosco che assieme ad un'altra stanno lavorando proprio per cercare di portare a conclusione anche la pubblicazione di questi resti, questi cimeli archeologici ritrovati, catalogati e portati a Gerusalemme. La gran parte sono le copie bibliche, ma molto c'è anche a Rockefeller Museum a Gerusalemme. Quindi un po' così la cosa, non è una, come dire, una scoperta omogenea, come dire, tutto nelle giare, no, cioè le giare per lo più erano spezzate, per lo più erano frammenti, pochissimi testi integri sono stati trovati, e quindi il grosso dell'interpretazione passa attraverso delle foglie di papiro, magari due, un minimo, e quindi sei già fortunato quando è così, dopodiché colleghi, ipotizzi la ricostruzione di un testo, mentre lavoro che richiede una competenza incredibile, ecco, e sono pochi al mondo che riescono a farlo. Si sa, cioè, immagino che si sappia o che ci sia una teoria sul perché qualcuno ha nascosto tutte queste robe lì. Questo sarà uno dei dibattiti che certamente è importante. Perché sapere. Immagino che siano nascosti. Ah, ecco la domanda, non ho risposto alla domanda già, ma se erano così belle queste grotte, allora in parte era così. Cioè effettivamente si vedevano queste grotte, però in parte sono state anche abitate, alcune praticamente venivano sigillate, cioè sigillate vuol dire con dei massi davanti, quindi occultavi l'ingresso. Il fatto stesso che si racconta che la prima grotta ha dovuto calarsi dentro perché è caduto, vuol dire che il passaggio c'era, non è che non ci fosse, perché se non c'era il passaggio, ma faceva calarsi dentro, è caduto questo sasso, quindi oltretutto loro, come vi dicevo, tenevano queste grotte, ce ne sono tantissime, ecco, come luoghi di rifugio, luoghi di addirittura deposito di merci in contrabbando, quindi è normale per dei beduini utilizzare questi luoghi. Ma la conoscenza, notate, di queste grotte e dei testi conservati in queste grotte ce l'aveva anche Origene. Questo è il punto, per cui una delle cose che riprenderemo le volte prossime, che la scoperta fatta nel 47 è stata casuale per questi beduini, d'accordo, però se ci fosse stata una classe di archeologi un po' ferrati, che leggendo le fonti dell'antichità mettevano la testa sul fatto, ma come mai qui si parla di questo manoscritto ebraico che viene dal deserto di Giuda, insomma dal Mar Morto, sul quale Origene confronta le sue exarchate? Questo dato viene da Origene. Allora, se viene da Origene vuol dire che in quell'epoca c'era la coscienza che in quel posto, in quei posti lungo, non dico solo Qumran, ma nelle grotte a sud di Gerico, ecco, c'era la memoria conservata che erano stati ritirati, ecco, degli importanti manoscritti. Sapendo questa cosa uno poteva, ma non c'era l'interesse, perché l'interesse archeologico in senso stretto, proprio forte, nasce dopo anche nell'Oriente. Certamente l'Oriente apre l'archeologia degli squarci potentissimi, pensate l'Egitto, cos'è stato, l'egittologia e tutto, ma se voi vedete anche le scoperte più importanti, ecco, datano, questa qui è una delle prime, cioè tra le più importanti, quindi siamo nel 46, 47, ma tutte le altre poi vengono dopo, quelle precedenti, ecco, non sono numericamente alte dal punto di vista del numero. Infatti io ho fatto il calcolo, ma a livello quantitativo, se uno dovesse vedere quanti siti sono stati scoperti, comprese anche le biblioteche, sono le scoperte delle scoperte, quelle più importanti, dal 47, poniamo Qumran come limite, ad oggi, e guardate dal 47 indietro, non c'è paragone, cioè non c'è paragone, c'è un abisso, i numeri di siti scoperti, perché non c'era la cultura. Almeno adesso non lo so tu, in Palestina. Sì, cioè nella cultura
voglio dire, del vicino Oriente.